Allora, siamo tornati a Telegarda. Il signor Galas ha detto: c'è qualche argomento da portare, Tamanini? Allora, l'argomento è la pizza. Molte volte mi sono domandato come mai c'è la pizza, come mai è così di moda la pizza. E a dire la verità, io non è che abbia avuto grandi differenze da mangiare la pizza da una parte e dall'altra, insomma, non avevo delle grandi scelte. Però, qui ad Arco, ai conti è arrivato un pizzaiolo che io ogni tanto vedavo del Teron perché viene dalla parte di Potenza. Allora si chiama Gianni Caprioli, fa delle pizze che a mio avviso sono ottime e squisite, ma c'è qualcuno che vuole sapere qualcosa di più sulla pizza. Io vorrei sapere da lei due cose. Primo, in breve da dove viene, che cosa ha fatto, dove è stato. Sì. Secondo, mi dia tre motivi per cui io dovrei venire ai Conti a mangiare la pizza da Gianni. Sono qui perché prima di tutto io vengo dalla Basilicata, sono ormai 25 anni che faccio questo lavoro, sono stato da tantissimo, ho girato tantissimo, Cervia, Milano Marittima, poi sono stato a Panama, ho avuto una bellissima esperienza, A Panama, 5 anni. 3 anni a Panama, sono stato a Panama e 2 anni sono stato a Stoccarda. Poi ho avuto il piacere e la felicità di abbracciare la famiglia Tamanini, che lavoro in un posto in una location bellissima. E niente, siamo qui per parlare delle nostre pizze. Le nostre pizze, i tre motivi sono, prima di tutto, il primo motivo perché ho fatto delle ricerche particolari sui prodotti trentini, sui prodotti dove ci teniamo tantissimo. Poi abbiamo portato l'innovazione delle creme, queste creme dove abbiamo una decina di pizze, dove facciamo con la crema di zucca, crema tartufata, con la crema a radicchio, e variati di maggior parte fatte da noi. Il secondo motivo è perché gli impasti. Gli impasti noi facciamo gli impasti personali, non facciamo impasti, facciamo impasti solamente creati per la location, creati per il luogo, perché a temperatura controllata. Le farine sono farine ricercate, faccio una miscela personale. Temperature controllate che significa? Noi misuriamo temperatura esterna, interna, con il risultato misuriamo la temperatura dell'acqua dove viene fuori un impasto a 25 gradi, dove è perfetto per tutto. E il terzo, e la terza, come dicevo prima, è la location. La location è uno dei posti più belli dove mai ho lavorato. Credo che sia importante, questo perché questo mi consente di metterci passione, amore, perché, ripeto, la location è uno dei posti più belli e vi invito a provare i nostri impasti. Posso farle una domanda? Sì, Io ho prego, prego. l'impressione che quando lei fa la pizza, eccetera, che vada dentro anche una parte di Gianni. E allora quando la pizza va dentro nel forno, non va dentro solo la pizza, ma va dentro anche una parte dell'energia del Gianni. Per cui la lievitazione è di due tipi, di quella che diciamo dovuta ai vari lieviti, alle varie temperature, eccetera, e l'altra c'è il Gianni che mette dentro, per cui la lievitazione direi che è anche un po' tipo Caprioli, che sarebbe il suo cognome, Sì, benissimo, Caprioli. Ma io perfetto. voglio che mi dica una cosa ancora. Quando hai cominciato a fare il pizzaiolo, perché chiunque può farlo, il pizzaiolo, chiunque, sì. Allora, sì, però io nasco come, io ho fatto scuola alberghiera, nasco come chef di sale al bar. Non hai cominciato come No, pizzaiolo. non ho iniziato come pizzaiolo. Il pizzaiolo, dopo 3-4 anni che facevo il cameriere, feci una stagione dove feci un'esperienza in una pizzeria e mi innamorai dell'arte bianca, dove mi ha dato la possibilità, e il pizzaiolo stesso mi ha cambiato la vita, mi ha dato tanta di quella passione dove veramente oggi ne sono fiero e sono contento di poter fare questo lavoro. L'ultima cosa che volevo dire, i nostri impasti sono a 72 di lievitazione, cioè parlando tecnicamente sono a 24 di lievitazione e 48 di maturazione. Che cosa vuol Questo. dire sta roba? Scusi, scusi, che è Sì, complicata. niente, tutti noi diciamo no, tutti diciamo personalmente 72 di lievitazione. In realtà, parlando tecnicamente, la lievitazione a 24, La tutta la parte, lievitazione sarebbe quello che giusto, fa alzare la pasta. tutta la parte microbiologica dell'impasto avviene in 24 ore. La maturazione è come il completo della lievitazione, viene in 48 ore, fatto in temperature controllate in una cella di 4 ore.
questo probabilmente è un di più che noi che abbiamo. Ecco, abbiamo intervistato il nostro Gianni Caprioli, che io ogni tanto vedevo che davo del terom, e allora per fortuna lui sorride, perché sa che noi quando diciamo la parola terom la diciamo anche con una certa affettuosità, non sempre sì. Con disprezzo, qualche volta purtroppo anche con disprezzo, ma comunque con piacere. Lo ringraziamo e invitiamo tutti ad andare a vedere se veramente la lievitazione a 72, con tutto quello che ho detto, ci fa gustare una pizza diversa dagli altri. Grazie, arrivederci.